Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione molto importante che riguarda ovviamente l'Inter. Oh, ultimamente dell'Inter stiamo parlando veramente tantissimo per via di situazioni che sono ovviamente chiare. Stanno letteralmente uscendo fuori tutto questo, sta uscendo fuori tutto quello che praticamente in questi anni non è uscito fuori. Loro praticamente sono stati costantemente nascosti. E quindi sta uscendo fuori tutto quello che effettivamente doveva uscire fuori già da tanti anni. E allora dobbiamo, da questo punto di vista, andare a parlare di una situazione che ovviamente può essere molto molto delicata. Prima io vi faccio un brevissimo riepilogo di quanto vi ho raccontato, brevissimo, ci mettiamo qualche minuto al 100%, e poi voglio dirvi anche un'altra cosa, che è molto 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 importante, perché ragazzi, quella è una cosa che dovete assolutamente... Insomma, vi devo parlare. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre ovviamente delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche, io vi ricordo che non possono arrivarvi mai video, quindi non vi arriva niente, non niente da fare, deve farlo rimanere all'asciutto. E di conseguenza non potete guardarli, quindi attivatela. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, l'Inter anni fa ha chiesto un prestito ad un fondo americano molto popolare, che conoscete bene chi è, e questo fondo americano molto popolare giustamente voleva i soldi indietro. A scadenza ha detto: guarda, comunque tu mi devi restituire questo denaro, io te l'ho prestati per continuare a portarti avanti il progetto, sei tu che da questo punto di vista non riesci a capire che devi ridare. Arriva la scadenza di questo prestito, l'Inter non restituisce niente. Giustamente la società prende possesso dell'Inter e entra in società dell'Inter. Ma ora questa società ha un problema con la società in sé. Perché? Quando una società acquisisce un'altra società è una cosa normale, no? Nel senso, a un certo punto sì, le società passano di mano, non è che rimangono per forza sempre di proprietà di un singolo. Il problema è che qui no, la società non è passata di mano. Non è che il fondo americano ha detto: guardate, noi vogliamo acquistare la società. Il fondo americano ha prelevato la società, che è diverso, perché passare di mano vuol dire che tu paghi e paghi chi è il proprietario e acquisti l'azienda. Quindi io sto acquistando l'azienda. Passare di mano. Prelevare la società vuol dire che io sto andando a prendermi qualcosa perché tu non mi hai dato quello che volevo. Io ti ho fatto il prestito, tu non me l'hai pagato, io mi prendo la società. L'hai prelevata, non l'hai acquistata, che sono due cose molto diverse. Però fatto sta che adesso il proprietario, ovviamente, i proprietari sono loro. Quindi adesso comunque devono lavorare per quanto riguarda il concetto ovviamente di lavoro. Devono lavorare per la società e riuscire a ripagare il debito, cioè l'Inter deve ripagarlo questo debito e lo farà tramite ovviamente i guadagni che otterrà. Il problema arriverà quando la società in questione vorrà liberarsi dell'Inter, perché la società l'ha già detto che l'Inter non è qualcosa a lungo termine. Cioè, il fondo americano che ha acquisito l'Inter, giustamente è andato a vedere i bilanci dell'Inter, ha detto: ma tu negli scorsi anni cosa hai fatto? Andiamo a vedere. Sfogliamo, sfogliamo, andiamo a vedere le pagine. Ho visto che tu hai praticamente, non lo so, hai falsato di tutto, perché tutto quello che sta uscendo fuori adesso sull'Inter non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Cioè, l'Inter negli scorsi anni ha fatto figurare di avere del denaro in cassa che non aveva. Ha detto di essere stata contattata da numerosi soggetti che volevano pagarla, e non è vero. Ci sono stati dei numeri che sono stati falsi rispetto a quella che era la realtà delle cose. Quindi non puoi pretendere che un fondo, che è comunque un fondo importante, non è il primo arrivato, prenda la società e la gestisca in eterno, perché una volta che loro avranno ripagato il debito, loro la venderanno. Ma il problema della cessione, della vendita dell'Inter è particolare, perché nessuno vuole una società che ha questi problemi qui. Tu per tutto l'anno non hai fatto altro, tutti l'anno, per più anni in realtà, non hai fatto altro che prendere il bilancio e truccarlo in continuazione, senza ritegno. Cioè, ragazzi, qui siamo al delirio.
Siamo alla follia più totale qui praticamente. Gente che non capisce neanche cosa ha letto l'intervista, gente che ti fa Inter, non capisce. Ragazzi, prima che mi si interrompesse il video, che la situazione economica dell'Inter non è florida come vogliono far apparire. Cioè, io mi meraviglio del fatto che la gente che tifa Inter, quindi gli interisti, non capiscano che la situazione è più semplice di quanto possiamo descrivere. Oltre al discorso relativo al prestito, che quello penso che sia chiaro per chiunque, no? Perché tu hai ricevuto del denaro in prestito e non l'hai restituito. La parte relativa al denaro che non risulta, cioè voi avete letteralmente creato un sistema di carattere economico che è un sistema illegale. Mo la possiamo girare come volete, la possiamo rigirare come volete, possiamo provare a rimetterla in campo come volete, ma comunque si sta parlando di illegalità chiare. Allora, nel momento in cui spunta tutto questo, io ho due domande sulla società, su quello che la società rappresenta, io me lo farei. Io ho due domande sulle società e su quello che le società rappresentano. Io me le farei perché non è normale che una società che chiede un prestito, già non è normale che non lo ripaghi, ma che poi vada anche a creare altri problemi a livello legale. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, qui all'Inter la situazione non è una situazione di, cioè, vabbè, capirai, hanno un ritardo nei pagamenti, hanno un problema economico che si può risolvere velocemente. Questa è una società che è. Cioè, questa società non esiste. Questa società non esiste mai. Cioè, non sta proprio esistendo. Capite qual è il discorso? È questo che sto cercando di farvi capire, che non sta esistendo proprio la società. La società no, no, non c'è attualmente. Molta gente dice, ma tanto è entrato il fondo americano. Quindi capirai, questo fondo americano comunque ha la forza per andare a tenerla l'Inter, no? Cioè la tiene ferma, no? La tiene stabile, ma la stabilità, nel senso, dovete distinguere tra una società che vuole essere pagata, capite? Oppure un'altra, cioè questa società. Non è, sai, non si sta parlando di una società che ha in mano l'Inter perché ha scelto di averla in mano. Perché se questa società avesse rilevato l'Inter da un punto di vista economico, in una procedura, una cosa normale, cioè ho comprato l'Inter perché voglio investire nell'Inter, allora sarebbe stato un discorso. Questa società ha prelevato l'Inter. Ha prelevata, cioè non potendo riscuotere i soldi del pagamento, giustamente ha preso la società. Non ha fatto un investimento sull'Inter, non ha provocato un investimento. È una società che non ha investito nell'Inter. Io credo che questo sia chiaro perché tanta gente che tifa Inter questo non lo capisce. Cioè, ma tanto c'è il fondo, ma il fondo non è una sicurezza per voi. Il fondo non è una sicurezza. Il fondo, una volta che avrà recuperato i suoi soldi, va via. Capite qual è il discorso? Non vi hanno presi per fare. No, non vi hanno preso per investire. Vi hanno preso per prendersi i soldi. Sono due cose molto diverse. Ma molto diverse. A me dispiace che questa cosa qua venga da questo punto di vista. Non venga capita da molti, no? Io non so se il motivo per cui non possa essere capita dagli interisti, però questo è. La gente pensa che sia tutto a posto. Qui all'Inter c'è una situazione economica che veramente io non ho mai visto una cosa del genere. Io non ho mai visto una cosa del genere. Tanto poi lo vedrete, cioè nel senso le situazioni economiche sono chiare, non è che si può interpretare chissà che cosa. Quando tu c'hai i soldi, altrimenti no. Ma ti ripeto, ma una società che viene prelevata, che utilizziamo questa cosa, prelevata da un'altra, ma potrà mai avere. Cioè, ragazzi, vi rendete conto della situazione quanto è grave? Secondo me, molti non se ne rendono conto. Vi dico la verità, secondo me molti non se ne rendono conto. Credono che sia solamente, non lo so, una parte, non lo so che cosa pensano, ma secondo me non se ne rendono conto, perché se se ne rendessero conto, tante cavolate non le direbbero. Va bene, ragazzi? Voglio conoscere la vostra opinione qual è, quindi fatemi sapere un pochino la vostra opinione. Voglio sapere cosa ne pensate e i vostri pensieri su questa vicenda. Quindi
Quindi fatemi sapere un pochino cosa ne pensate voi, voglio conoscere il vostro modo che avete, insomma, di dire le cose, di eccetera, eccetera. Fatemi sapere, va bene ragazzi, un vostro parere. Io primero. Ciao ragazzi.